Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, May the 4th be with you. È stato qualche giorno fa. La Lego ha messo a disposizione tantissimi nuovi set dedicati a Star Wars e ci sono stati online, sui vari canali Telegram, eccetera, un'infinità di sconti e prezzi incredibili per tutti i nuovi set. Per cui, ovviamente, è appena arrivato un pacco. Andiamo a vedere insieme cosa c'è dentro questo pacco e mettiamo la scatola. Questo è il nuovissimo set 75278 D.O., il nuovo droide presente in episodio 9 e ovviamente è uno dei quattro set principali da collezione usciti. È uscito questo e poi sono usciti i tre caschi dello Stormtrooper, di Boba Fett e del pilota del TIE Fighter. Quelli purtroppo sono stati esauriti in circa 3 secondi da quando sono usciti, per cui non sono riuscito a prenderne neanche uno. Invece D.O. sono riuscito a prendere una delle ultime copie rimaste. C'era uno sconto di più del 30%, per cui costa molto poco. L'ho preso anche perché fa parte, diciamo, della stessa categoria di quelli che ho già, ovvero il R2-D2, il Porg, BB-8, Yoda, eccetera. Quindi farà parte di quella, andrà a finire su quella mensola lì. Per cui rapido unboxing, lo montiamo e facciamo la recensione. Procediamo. Allora, andiamo ad aprire la nostra scatola e vediamo cosa c'è dentro, anche se ovviamente il contenuto lo conosciamo benissimo, però vogliamo vedere che tipo di bustine e di istruzioni ci hanno dato questa volta. Allora, dovrebbe essere un set relativamente veloce da costruire, infatti sono solo 4 buste più questa con questi cavetti che mi ricordano molto i tubicini idraulici dei Lego Technic degli anni 80. Abbiamo ovviamente l'adesivo che contraddistingue questa serie qui e ovviamente le istruzioni che vediamo subito. A differenza degli altri set, questi qui inizia direttamente dal montaggio. Non ci sono cenni biografici e, diciamo, note sul costruttore, sul progettista, per cui sono solo istruzioni molto semplici. Alla fine ci sono... ecco, c'è questa informazione molto bella, diciamo, sul gioco che uscirà a breve, The Skywalker Saga, sulle varie piattaforme. Sono molto curioso di provarlo. E poi vabbè, alla fine ci sono varie le foto di altri set disponibili in questo momento, per cui direi di non perdere tempo e di cominciare immediatamente il montaggio per vedere come è questo D.O. Allora, questa è la parte, diciamo, del corpo e sicuramente è veramente ben fatta. Adesso andiamo ad appoggiarla su questa base qui e quindi, come potete vedere, è un risultato molto bello. Veramente una bella idea di utilizzare questi tubicini per fare la sezione circolare, perché di base non l'avevo mai vista fino ad ora. Mi piace molto perché praticamente dà una sensazione molto naturale di questo di questa curva, di questo cerchio, per cui ecco, procedo immediatamente perché non vedo l'ora di vedere come continua questo bellissimo set.
Allora, come potete vedere, abbiamo finito, diciamo, una parte di questo robot ed è veramente, veramente bello vedere come la Lego riesce ormai a fare delle parti circolari perfette. Vi ricordo che non è affatto facile fare delle forme sferiche con i Lego, che di base sono sempre mattoncini o forme quadrate, parallelepipedi, per cui è veramente bello, ma veramente bello tanto. Proseguiamo. Ed eccoci quindi con il corpo completato di questo D.O. e come potete vedere è veramente bellissimo. Ribadisco, come ho già detto prima, che non è affatto facile fare queste forme sferiche perfette, perché i Lego sono tutti pezzi quadrati. Per cui hanno dovuto appunto inventare e creare questi pezzi fatti apposta sferici, poi con l'ausilio di questi rubicini che abbiamo visto prima sono riusciti a fare questa forma sferica veramente ineccepibile. Proseguiamo con la bustina numero 3. Allora, eccoci arrivati alla fine della busta numero 3 e come potete vedere abbiamo già questo meccanismo che serve per far muovere la parte superiore, dove adesso sicuramente andremo a montare la testa di Dio. Ribadisco il concetto che è veramente fatto bene e sono molto soddisfatto veramente di questo set, perché è... sebbene sia molto semplice, è veramente complesso. So che sembra un paradosso, però nella sua semplicità è complesso. Adesso proseguo con la busta numero 4 perché sono veramente curioso di vedere come si sviluppa la testa, per cui procediamo insieme e vediamo cosa esce fuori. Quindi eccoci dopo circa un'oretta di montaggio con il nostro DO completo. Come potete vedere c'è, come al solito, la targhetta con la piccola minifigure, molto carina, piccolina e dettagliata, addirittura è talmente piccola che nemmeno si monta, è proprio fatta così. E qui abbiamo il nostro DO completo che, come potete vedere, si muove, ha delle articolazioni simili a quelle di BB-8, quindi ruota la testa così e ruota praticamente tutta la parte, diciamo, del collo. Adesso non ci resta che posizionarlo sulla mensola insieme ai suoi fratelli. Ed ecco finalmente il nostro Dio insieme ai suoi fratelli, come abbiamo detto prima, BB-8, il Porg R2D2 con la sua testa che continua a girare per conto suo e il nostro Yoda. Come potete vedere, tutti questi set sono caratterizzati dal fatto di avere appunto questa targhetta, la minifigure dedicata, e sono grosso modo pensati per essere più o meno alti tutti uguali. Come potete vedere, DO e BB8 sono grosso modo alti uguali, stiamo parlando di circa 27 cm. E sono veramente belli. Questi sono destinati, è destinato a diventare un pezzo da collezione come gli altri, e sicuramente acquisterà un valore immenso nel futuro prossimo. E quindi, ok, per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto, che vi siate divertiti con me a montare Dio. Io mi sono divertito moltissimo e, come già vi ho detto, ho apprezzato tantissimo tutta questa parte sferica che hanno creato utilizzando i soliti mattoncini Lego che sappiamo essere quadrati.
Ripeto, per questo video è tutto. Se vi è piaciuto lasciatemi un bel pollice in su e ricordatevi di iscrivervi al canale. Detto ciò, vi saluto e noi ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!